Buongiorno a tutti, signore e signori, sono Ronny Roponi Polverini. In collegamento esclusivo mondiale interplanetario, unico al mondo, molto probabilmente, ebbene sì, con la casa del grande Apcello. Top! E ricordati, se lui va a mancare, tu e qualcun altro. Ed ora ci andiamo a collegare con il nostro amico sbevazzone Ignazio Scantavinello, che proverà a esorcizzare un proverbio storico, leggendario, mitico. Sentiamo. Oh frate, porcunistici, ma svegliate, avete visto? C'è un colpo epigliami tu. Cioè, mi sono svegliato stamattina che mi ha svegliato il gallito, porco onnissimo. Sono giunto io a scopolarlo. Facciamo agello, facciamo. Gli ho dato una pappina, porco onnissimo. E c'avevo una cagna sonno, alcole. Dei cosi. Era un stracco malamente. Chi si mette a fare lo spedisi che si chiede di che mi ha fatto pure lo spagnoso e io l'ho punito. Chiamoschi è un amico mio, quindi tutto a posto. Dopo sono muggito, vabbè, tutto dopo. Vabbè, comunque niente, mi sono tornato indolorito, con pigliamento, tutto quanto, mi sono svegliato. Cioè, sono stato giù un po' sul campo a zappare l'orto, fare la vigna, mugnare un cane, tirare sulla grascia dalle bestie e tutto quanto. Poi sono tornato a dormire, mi sono messo il pigiamito, mi sono svegliato e mi hanno detto che c'era la mia sta roba. Cioè, mi hanno detto, mamma, io. Ho fatto, ma al ministro, ma che si può, siete fuori di testa? Siete imbriachi, porcunistici? Mi ha detto, o mangi la finestra, o mangi la finestra, usate la finestra. Io gli ho detto, apri un po', che mi hai detto, porcunistici, posso mangiare la finestra? Che un callo bestiale, tutto quanto, nonostante il fatto che ho pigiama, perché pigiamito perché c'ho freddo da mio, ma un callo bestiale, cosa, fino a 2 secondi fa fumava il bravo, ora fuori destra, si smattiti.